Oggi a Karlsruhe è tempo di votazioni. La sessione plenaria, i delegati delle 352 chiese che sono membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese hanno votato gli 8 presidenti, il Consiglio di Presidenza che insieme al Comitato Centrale seguirà, collaborerà e aiuterà i lavori in questi anni che separano da questa la prossima assemblea. È stata anche la giornata nel quale è stato dato spazio al precedente segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il pastore luterano norvegese Olav Tveit, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa assemblea, che è stata rinviata di 2 anni e che è stata proprio resa possibile dall'impegno di tanti in tante parti del mondo che hanno voluto ritrovarsi qui a Karlsruhe per affrontare quel tema scelto con la partecipazione attiva del pastore Tveit, cioè il tema di come l'amore di Cristo renda più uniti, più visibilmente uniti i cristiani, chiamandoli alla riconciliazione nel mondo. Oggi però è stata anche la giornata dell'incontro degli studenti di Bossè, l'istituto ecumenico fondato nel 1946, 2 anni prima della nascita ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, dove per anni si sono formati tanti giovani uomini e donne di confessioni cristiane così diverse, di paesi così lontani, che nell'esperienza di studiare insieme, di condividere ogni giorno le fatiche, le gioie e le difficoltà dello studio e anche solo semplicemente di capirsi, hanno costruito una rete ecumenica. È stato bello vedere insieme gli studenti di ora alle prese con gli esami, il completamento degli studi, il riconoscimento dei titoli e quelli che per tanti anni passati, hanno studiato prima di loro. Una comunità che dallo studio ha portato nel mondo il tema di come vivere l'unità nella diversità.